Il 6 giugno 1939, mentre l'Europa è in preda a una follia distruttrice, lacerata dai totalitarismi, stava per ripiombare in una seconda guerra mondiale, due giornaliste, scrittrici e fotografe svizzere partono in auto da sole per uno straordinario viaggio da Ginevra a Kabul. Le due giovani donne sono Anne-Marie Schwarzenbach e Ella Maillard, già protagoniste di grandi reportage. Le foto scattate dalla Schwarzenbach, qui riprodotte, documentano il lungo viaggio che si concluse nel gennaio 1940. Devono scrivere reportage per giornali e riviste, ma loro stesse dicono che anche una fuga dal mal d'Europa, mentre alle porte della Svizzera si avvertono i preparativi guerreschi. La ricerca d'Oriente delle radici spirituali dell'Europa, di un mondo originario e semplice, armonioso, dove, dicono, c'è ancora spazio per quel fattore sconosciuto chiamato divino. Aspetti etnografici e spirituali si intrecciano dunque nel lungo percorso verso Oriente. Si vuole documentare un mondo che stava per scomparire. Siamo sul crinale di un'epoca che finisce e di un'altra che inizia, dove le tribù nomadi di Kirghisi, Turcomanni, Hazara sono minacciate dalla modernità, dalla chiusura delle frontiere e dalla volontà dei governi di rendere stanziali. Anne-Marie Schwarzenbach era nata a Zurigo nel 1908 da una ricca famiglia di industriali del settore tessile. Incarna a pieno lo smarrimento e il dramma della Lost Generation, la generazione perduta cresciuta fra le due guerre mondiali e in mezzo ai totalitarismi. È bella, colta, androgina, amata da donne e uomini, preda di grandi passioni e depressioni. Nella Berlino dei primi anni 30 del Novecento frequenta i circoli artistici e intellettuali, fa amicizia con i figli di Thomas Mann e con lo stesso premio Nobel. Con loro inizia l'uso della morfina, di cui diventa dipendente. Il viaggio verso Kabul ha anche l'obiettivo di strapparla alla tossicodipendenza. La maggioranza delle foto sono dedicate ai nomadi, le loro carovane, le loro tende nere, i bambini cenciosi, le donne con il volto scoperto. In Afghanistan sono le uniche che si lasciano fotografare. Le altre, scrive Anne-Marie, si assomigliano tutte, indossano la stessa grata che passa furtiva nei bazar, nelle strade polverose di città e villaggi, nei giardini cintati delle case private, esseri impauriti e indifesi. Il viaggio e l'incontro con Ella Maillard lascerà un'impronta profonda e benefica in Anne-Marie. Non riuscirà subito a strapparla alla droga, ma l'amicizia e la corrispondenza non cesserà, anche se da lontano. La Maillard si fermerà in India alla sequela di maestri spirituali fino alla fine della guerra. La Schwarzenbach vivrà altri tormenti e altri viaggi, fino all'ultimo nel Congo, dove vuole documentare le truppe della Francia libera in guerra con i nazisti. In Africa la sua anima sembra pacificata. In una delle ultime lettere a Ella Maillard scriverà: "Ora lo so, tabacco e droga sono inutili. Senza di loro sono libera di cercare un'altra concentrazione, più vicina a ciò di cui ho bisogno per scrivere, più vicina all'impegno e alla libertà interiore che avete cercato di insegnarmi." E prosegue: "Per ritrovare le fonti della nostra fede, della nostra coscienza, del nostro sapere sul bene e sul male, e del nostro amore verso questo mondo, bisognerebbe cambiare tutto il nostro essere, la minima parola, il minimo respiro, verificare tutto alla luce.
la sola sincera del nostro incontro con il volto divino. E conclude: lo ritroviamo nel volto degli esseri umani, ma è un lungo cammino e solo là sarà la vera compassione, l'unica reale fraternità. Di ritorno dall'Africa, nell'estate del 1942, rincontrerà in Marocco il marito, Claude Clarac, sposato nel 1935 a Teheran, da cui non ha mai divorziato e con il quale ritrova una sintonia di affetti. Rientrata in Svizzera, col proposito però di ritornare dal marito, morirà per le conseguenze di una caduta in bicicletta il 15 novembre 1942, a soli 34 anni, a Sils, in Gandina. Restano di lei 7 libri pubblicati, decine di articoli, centinaia di fotografie.